Nel breve spazio della mia lunga vita, l'Italia è cambiata in una maniera spaventosa. È tutta una lotta contro il tempo, bisogna riuscire a diventare civili prima che il disastro sia completo. Bisogna vedere se arriviamo ancora in tempo a salvare questo paesaggio. Per me in gran parte lo abbiamo già distrutto. Prima di cominciare a fare formaggi ero nel campo edile, diciamo, comunque mettevo piastrelle insieme a mio padre. E l'ho fatto per 20 anni tanto. Questo è il posto in cui ho lavorato 13 anni. Avevo perso tutto quel che avevo per l'alluvione del 94. Sono trovato sul lastrico e la prima cosa che ho trovato l'ho presa. E poi dopo mi è venuto in mente, non so neanche bene più per quale motivo, di mettermi a fare la pasta. Conoscendo quello che era la realtà, diciamo, della grande distribuzione, sono andato esattamente all'opposto. Si dice cerca di produrre di più. Non potrei produrre di più. Il mio obiettivo è quello di salvaguardare un prodotto che è unico, non omologarlo a quello che si produce nel mondo perché agli americani piace che sappia di legno e che sia nero. Perché come in questo momento gli piace così, tra 10 anni magari gli piace frizzante, però faccio il barolo frizzante. Mio figlio ha buone intenzioni lui. Cazzo, tutte le nostre vai, batti dura e la ciucca, devo fare ben bianca e ben lei per 3.000 palai. È una cosa lunga, se riesce. Mi dovrebbe fare la rivoluzione. Quando era giù, mi era legal, portava fina la nel col brillante. Le camisine e seda, le scarpe e vernis, l'ultimo grido della moda a Paris. Adesso che gli anni a su passa, fortuna le veste, ma cara riulta, e le scarpe sono sempre dar sole, fa la figura di cicullate. Allora,